Quando il gioco si fa duro, i duri incominciano a giocare e il gioco del retail è sempre più complesso. Ecco perché abbiamo bisogno di giovani menti brillanti, nativi digitali che possano aiutare VeGè, la nostra organizzazione, ad avere sempre più un approccio tecnologico, saggio, intelligente verso i clienti. Ecco perché serve la creatività di questi giovani. Il format dell'hackathon è stato introdotto 20 anni fa. Giovani talenti sono stati chiamati a affrontare una sfida di innovazione che società dell'informatica di quel periodo avevano lanciato. Talento, energia, competenza, tutti in un'unica maratona che può durare da un giorno a una settimana. VeGè, il primo gruppo della distribuzione nato in Italia, ha fatto tantissime innovazioni di processo in questi primi 60 anni. Innovazioni di processo legate ai format, inventando i discount e i cash and carry. Innovazioni di processo nel marketing, inventando i bollini 5%, cioè i primordi del collezionamento e dei cataloghi attuali. Noi vogliamo continuare questa strada dell'innovazione tecnologica, digitale e di progresso per i prossimi 60 anni e anche di più. Ecco perché vogliamo fortemente che dei giovani nativi digitali ci diano una mano in questa esperienza. Il processo d'acquisto degli italiani è significativamente cambiato, è diventato multicanale. La grande distribuzione in questo senso deve mutare e mutare il significato del punto vendita. L'hackathon che Poliab realizza con il gruppo VeGè ha proprio questo obiettivo: cercare attraverso le tecnologie digitali in punto vendita e non solo di migliorare quella che è l'esperienza d'acquisto dei consumatori. Good luck! Volete costruire il futuro del retail italiano? Se è sì, venite tutti il 25 e il 26 di maggio al Poliab, vi aspettiamo. Insieme potremo fare questo. Iscriversi all'hackathon è molto semplice. Basta andare sul website di Poliab, nella sezione iniziative, e compilare il primo form che rappresenta una dichiarazione di interesse. Successivamente sarete chiamati a una descrizione più puntuale della concept idea, sulla base della quale si definiranno i candidati che parteciperanno a questo straordinario evento.